concluso il discorso delle libere utilizzazioni, torniamo, arriviamo alla parte finale del seminario. Tenete duro, beh, sono abbastanza in orario, sono iniziato, abbiamo iniziato 10 minuti dopo, sono giusto. Arriviamo alla quarta gamba, diciamo, questo pezzo qua dello schema, cioè quando la libera utilizzazione non ha fondamento in una norma giuridica, bensì in una norma, scusate, in una licenza. E quindi grazie a queste licenze, vedete, io riesco a far diventare open una risorsa didattica che invece nasceva closed, no? Cioè, come fa una closed educational resources che nasce closed per definizione, perché l'abbiamo spiegato prima, a diventare open? Allora, su come diventa open dal punto di vista tecnologico, qua in ascolto ci sono persone già più qualificate di me, ad esempio Marzio Rivera, ma anche altri che ho visto, quindi lascio a loro spiegare che cosa si intende all'openness in un senso più tecnologico, anche didattico e sociale, possiamo dire. Dal punto di vista giuridico, l'openness si crea con l'applicazione di una licenza open. Le licenze open sono ormai una prassi radicata da un po' di anni, tra cui appunto le Creative Commons sono le più note, però capiamo che cos'è innanzitutto una licenza. Quindi una licenza d'uso è un documento che il tutore dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentare le modalità di diffusione e di utilizzo. Possiamo dire che sono un po' i termini d'uso dell'opera, no? Cioè noi siamo ormai abituati al concetto di termine d'uso, cioè che ogni volta che scarichiamo un'applicazione sul nostro smartphone oppure accediamo ad una piattaforma, ci chiedono di accettare i termini d'uso. È più o meno la stessa cosa, cioè un documento di carattere contrattuale che regolamenta gli utilizzi che si fanno lì. Qua uguale, solo che invece di parlare di una piattaforma parliamo di un'opera, di un brano musicale, di un testo letterario, via dicendo. È un documento che, vedete, si basa sul diritto d'autore e da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera e dall'altro stabilisce le condizioni che bisogna rispettare. E praticamente queste due anime le vedrete sempre, cioè in tutte le licenze, che siano licenze open o licenze cosiddette proprietarie o chiuse, vedrete sempre queste due anime. La differenza sta nella prevalenza dell'uno rispetto all'altra. Cioè una licenza che ha, eccolo qua che lo vedete nella metafora, cioè una licenza in cui prevalgono le condizioni imposte, è una licenza chiamata proprietaria. Una licenza invece in cui prevalgono i permessi concessi, le libertà concesse, viene considerata licenza open. Questa è una metafora che io utilizzo, insomma, anche quando faccio corsi a ragazzini di delle scuole medie, abbastanza chiara, cioè il cartello che trovate quando entrate in un parco, no? All'ingresso di un parco c'è un cartello con scritto le regole. E il parco, nella metafora, il parco rappresenta l'opera e il cartello rappresenta la licenza. E se il cartello mi dice è permesso entrare nel parco dalle ore 9 alle ore 13, però è vietato giocare a calcio, è vietato raccogliere i fiori, è vietato accendere fuochi, è vietato portare il cane, ci sta da un lato, è comunque una licenza, se ci dà il permesso di entrare nel parco, che già non è poca cosa, però insomma ci sta aggiungendo tutta una serie di restrizioni che non mi permettono di godermi il parco con la libertà che magari mi ero prospettato. Dall'altra parte invece vedete, no, la licenza open è una licenza con cui si sottolineano invece le libertà, quindi benvenuto nel parco, il parco è aperto dalle ore 9 alle ore 18, è possibile raccogliere i fiori, è possibile fare il picnic, è possibile giocare a calcio, però non è vietato fare accendere fuochi, ad esempio, no? Quindi comunque c'è sempre si lascia comunque qualche restrizione anche nelle licenze open, perché se non ci fosse neanche una restrizione, provate a pensarci, se fosse un fate quello che vuoi, sarebbe un pubblico dominio. Sarebbe esattamente il famoso CC0 che prima vi ho detto, cioè quindi un cartello che avesse tutto verde sarebbe il pubblico dominio artificiale, il CC0 che vi ho citato prima. Quindi l'effetto che si crea è questo, cioè attraverso lo strumento delle licenze noi abbiamo possiamo creare delle sfumature di grigio all'interno di quel nero e bianco che avevamo visto prima. No, prima avevamo questa situazione un po' ansiogena per cui tutto sotto copyright, famoso all rights, tutti i diritti riservati che vedete lì a sinistra, oppure tutto fuori dal copyright quando arriva il famoso pubblico dominio. Però prima cosa posso fare? Al massimo posso muovermi
in quelle libere case di libero utilizzo che è stabilito dalla legge, che come avete visto però sono molto molto, come dire, un po' da braccino corto, potremmo dire, no? Cioè, tutte molto pacate e limitate. Se no, ecco, posso far leva sulle licenze Creative Commons, che dicono invece alcuni diritti riservati, cioè con queste l'autore ci dà delle libertà e si riserva solo alcuni dei diritti, del famoso elenco di diritti che abbiamo visto in una slide, no? Quella sui diritti esclusivi di utilizzazione economica. Questa è una battuta, ovviamente, 50 sfumature di opera, non sono davvero 50, sono 6, le Creative Commons sono 6, però in teoria potevano essere 50, nel senso che i diritti si possono, come abbiamo detto, tagliare a fette sempre più piccole, quindi a seconda di come scrivo le licenze potrei farne 50. È che Creative Commons ha scelto di farne 6 per una questione di praticità e di chiarezza, e quindi il risultato, salto questa slide, cioè qua c'era un video, nel senso che potete guardarlo da soli, un video divulgativo molto, molto chiaro sulle Creative Commons, però vi faccio vedere invece qua, cioè le licenze sono queste. Queste sono le 6 licenze, nell'ordine vedete dalla più libera alla più restrittiva, 6 più una, perché? Perché c'è questa, la CC0, che ho messo lì. Nel senso che è nel posto giusto, cioè è addirittura sopra l'attribution. L'attribution è quella che sostanzialmente dà tutte le libertà e richiede solo che venga riconosciuta l'attribuzione, cioè che venga riconosciuta la paternità, venga attribuita correttamente la paternità all'autore. Basta. Una volta che avete riconosciuto la paternità all'autore, potete fare quello che volete di quell'opera, tra cui anche sfruttarla economicamente, farne modifiche e via dicendo. Scendendo, se vedete, pian piano si aggiungono delle condizioni, no? Si aggiungono delle restrizioni, fino ad arrivare a questa che ha due restrizioni negative, no? Non commercial, no derivatives. E quindi in questa gamma di qua avremmo CC0, di qua poi quasi vicino avremmo l'attribution, e poi scalando pian piano andiamo verso la parte scura, aggiungendo restrizioni, quindi pian piano si va dalla parte di là. Quindi questa è la famosa gamma di 6, che non sono 50, è qua dentro. Ho saltato, come avete visto, una slide che era quella che spiega meglio le varie clausole delle licenze, no? Mi sembrano abbastanza intuitive anche loro, cioè l'attribution, abbiamo già detto, il simbolino è l'omino e vuol dire appunto che devi riconoscere l'autore originario. Non commercial o non commerciale in italiano, il simbolino è un dollaro barrato, vuol dire che l'autore non ci concede di farne usi commerciali, cioè vuol dire che se io voglio farne un uso commerciale, cioè allora il docente che vuole prendere il contenuto per la sua attività didattica lo può fare, ma se poi arriva una casa editrice che vuole fare un libro anche a scopo didattico, ma che poi viene messo in commercio, come libro normalmente venduto in libreria, lì è un uso commerciale, allora in quel caso, se c'è scritto non commercial, devi chiedere il permesso, cioè lì tornare, diciamo, al vecchio metodo, cioè chiedere all'autore, fare un contratto per farti cedere solo questo diritto. E poi abbiamo il non opere derivate e il condividere lo stesso modo, cioè queste due ultime clausole o condizioni, a seconda di come le vogliamo chiamare, riguardano l'attività di modifica, cioè di opere derivate. Cioè, creare un'opera derivata su di un'opera vuol dire trasformarla in qualcos'altro, no? Classico remix di un brano musicale, oppure utilizzare queste mie slide per farne un'infografica, oppure utilizzare un brano musicale come sottofondo di un video. Quindi quelle vengono chiamate opere derivate, cioè un'opera che è creativa, autonoma, che però diciamo è partita e contiene un'opera preesistente. Se voi trovate una licenza ND, non opere derivate, quella cosa lì non la potete fare, perché l'autore non gradisce che vengano fatte opere derivate. Infatti il simbolino è uguale, cioè l'opera la puoi usare, ma la devi tenere uguale così come te l'ho data. Spiegata in soldoni. Il condividere allo stesso modo, share alike in inglese, è un po' più sottile, cioè l'autore ci sta dando la libertà di farne opere derivate, ma a condizione che io mantenga la stessa licenza, cioè io condivida allo stesso modo con la stessa licenza anche l'opera derivata. Quindi vuol dire che se io prendo le mie slide, esattamente sono rilasciate sotto una attribution share alike, la licenza che vi farò vedere alla fine. E quindi chi di voi vuole prendere le mie slide per fare un'infografica si deve ricordare che deve citarmi come coautore, diciamo, dell'infografica, ma anche applicare la stessa licenza all'infografica, perché se non lo fa, viola il mio diritto d'autore, la mia licenza.
Niente, arrivati a questo punto abbiamo viste tutte. Vi faccio vedere questa slide che solitamente viene molto apprezzata, non l'ho fatta io, l'ha fatta un esperto di infografica proprio, che come vedete qua mette di fianco l'elenco, a sinistra mette l'elenco che vi ho già fatto io, nello stesso ordine, cioè le licenze messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva. A destra però vedete le varie attività che vi vengono consentite dalla licenza, che cosa potete fare e cosa non potete fare. Quindi è davvero a prova di, è in inglese, ma è davvero a prova di appunto di bambino di scuola media, perché è molto chiaro. Con questa slide secondo me vi sapete già orientare, su, diciamo sapete già come comportarvi tutte le volte che trovate un'opera con licenza Creative Commons. Quello che posso farvi vedere adesso, esco dalla presentazione a slide, cioè avevo lasciato due slide ma sono in realtà degli screenshot, e farvi vedere come si applicano queste licenze Creative Commons. Quindi torno qua e andiamo sul sito di Creative Commons. Ho visto che sono arrivate un sacco di domande, quindi siamo quasi arrivati, chiaramente è iniziato un po' più tardi. Allora, cosa potete fare ad esempio? Se volete condividere, quindi facciamo il primo esempio, io sono un autore che vuole pubblicare le sue opere con licenza Creative Commons, no? Vado su qua, share your work, e il sito Creative Commons mi propone una procedura guidata che mi aiuta a scegliere la licenza. Allora, secondo me, dopo questo corso e con queste mie slide, in realtà non ne avete così bisogno, perché ormai avete capito quali sono gli effetti delle varie licenze. Però, se proprio volete essere più tranquilli, passate da qua e lui vi aiuta a scegliere. Vedete, lui vi fa due domande e sulla base della risposta che fornite alle domande, sotto cambierà la licenza. Vabbè, no, devo zoomare così. Allora, dice, consenti che vengano condivise esattamente dalla tua opera, e poi vi chiede, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Infatti sono le due variabili, cioè, con la differenza che una ha due risposte e l'altra ha tre risposte possibili. Quindi commerciale o commerciale, commerciale o non commerciale, o sì o no. Infatti vedete che se io cambio sì o no, sotto ha già aggiunto il dollaro barrato. Se io faccio sì, invece qua dico che voglio, consento di fare opere derivate, ma solo a condizione che anche gli altri condividano allo stesso modo, metto sì e vedete che lui mi ha fatto comparire la C cerchiata a forma di freccia, no? Che è il simbolo dello share alike, cioè qualcosa che torna indietro in un certo senso, è un meccanismo virtuoso per cui io condivido, ma anche solo se anche gli altri condividono, e quindi vado ad arricchire anche me, perché qualcosa mi torna indietro. E praticamente lui ci ha già detto qual è la licenza, che è questa qui, vedete, attribuzione non commerciale, condividere allo stesso modo. Sotto ci dà anche la stringa di codice HTML, che possiamo copia e incollare nel nostro, vedete, copia questo codice per farlo sapere, cioè possiamo metterlo nel codice HTML della nostra pagina web. Chiaro che per fare questa cosa bisogna avere da un lato un po' di conoscenza di HTML, dall'altro bisogna avere l'accesso davvero all'HTML, cioè se volete fare questa cosa sulla vostra pagina Facebook, non lo potete fare perché voi non avete l'accesso al codice HTML della pagina Facebook. Potete fare solo se voi avete un sito web che di cui siete voi davvero i webmaster, i gestori. Però ecco, in questo modo lui ha, ecco, intanto ho cliccato così finalmente vedete, ecco la licenza Creative Commons, no? Ho cliccato per sbaglio, ma da un lato è utile. Eccola qua, la vediamo in italiano, così finalmente, ladies and gentlemen, la licenza Creative Commons. Mi auguro che non sia per voi la prima volta che ne vedete una. Credo di no, ormai sono in giro da quasi 20 anni. Però eccola qua. Allora, attribuzione non commerciale, condividere allo stesso modo, tu sei libero di, e quindi vedete le due anime che dicevo prima, le libertà concesse e le condizioni imposte. Quindi tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare lo strumento materiale con qualsiasi mezzo formato, oppure modificare, remixare, trasformare il materiale usato su di esso. Quindi guardate quanti dei diritti d'autore che abbiamo visto prima, quanti ne ha già liberati in 4 righe. E poi aggiunge, dice quali sono le condizioni che dovete rispettare. L'attribuzione, il non commerciale e lo stessa licenza, o anche detto share alike. Se remix trasforma il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originale. Quindi questa è la licenza.
Cosa vi dicevo prima? Che in realtà quasi mai passerete davvero di qua. Perché? Perché ormai si usano spesso piattaforme di cui noi non abbiamo accesso pieno al codice sorgente e quindi lo fanno loro questo lavoro per voi. Cioè, ad esempio, se io carico su SlideShare, no? Oppure su Flickr, non so se conoscete Flickr per le foto, oppure SlideShare appunto per le presentazioni a slide, oppure YouTube, Vimeo, ecco, Vimeo per i video funziona molto bene, perché Vimeo quando caricate un video si apre una tendina e vi chiede quale delle sei licenze volete utilizzare. Vi faccio vedere sul mio profilo SlideShare, dove trovate proprio le slide di oggi. Bisognerebbe riconoscermi, ovviamente no. Ecco, adesso mi riconosce. Interessante sta cosa. Allora, sì, adesso vedete che mi riconosce. Esatto. Allora, questa è l'ultima presentazione di oggi, vedete che è quella che state vedendo in questo momento. Ipotizziamo che io la stia caricando adesso, cioè non facciamo il giro del caricarla, però vi faccio vedere che andando su Edit, nelle modifiche, cioè nei settaggi avanzati vedete, ecco, la schermata con i settaggi avanzati, trovate questa tendina che semplicemente ripercorre le sei licenze, cioè riproduce le licenze Creative Commons. Quindi se io non metto nulla, lui mi dà all rights reserved, cioè me la lascia sotto copyright. Ma se io invece voglio rilasciare le mie slide con licenza Creative Commons, passo da qua. Ok? Gli dico se devo semplicemente scegliere una di queste, cioè devo cambiare dall'elenco. Quindi capite, questo che dicevo, che non passerete di là, perché l'ha già fatto SlideShare il lavoro. Voi dovete semplicemente scegliere, questo succede anche su Vimeo, succede anche su altre piattaforme, non so, Wikiscuola, cioè anche quelle relative proprio alla didattica. OpenDead ad esempio, e quindi ecco YouTube. So che ogni tanto chiedono, scusate se è aperto qua, volevo andare. YouTube purtroppo a volte mi chiedono: ah, YouTube, io posso scegliere le licenze. Purtroppo YouTube ne permette solo una, cioè YouTube vi lascia mettere o la sua licenza, la YouTube Standard, che è quella che scatta di default, oppure la licenza attribution semplice. Non permette le altre 5 licenze Creative Commons perché probabilmente non mi stavano simpatiche. L'ultima parte adesso, e così chiudiamo, è diciamo, cioè ci spostiamo dall'altro lato della medaglia del mondo, diciamo, diventiamo utilizzatori, quindi non più autori che vogliono pubblicare la loro presentazione, la loro foto online, ma il docente che sta cercando materiale per la sua lezione, per i suoi seminari a distanza, e vuole della roba che sia libera, che non abbia problemi di copyright. Allora cosa fa? Può andare su questo motore di ricerca fatto da Creative Commons, che è qua, Search for CC Images, è un motore di ricerca. Vabbè, vi faccio vedere quello vecchio che mi piace di più come grafica, cioè è più grezza come grafica, ma è più chiara. Vedete, questo è il motore di ricerca in cui io qua metto i termini della ricerca e vedete che qua sotto lui mi dà due spunte che semplicemente aprono dei filtri. No. Cioè io voglio qualcosa, io want something that I can use for commercial purposes, modify, adapt, or build upon. Cioè sono le due variabili che abbiamo già visto prima nella licenza. Ecco perché è importante mettere, no, quella stringa di codice, capite? Quella stringa di codice che vi ho fatto vedere prima. Non è solo un discorso di HTML, è proprio un discorso di metadatazione dei contenuti. Grazie a quella stringa di codice, i motori di ricerca riescono a percepire che in quella pagina c'è una licenza Creative Commons. Ok? E quindi questo motore di ricerca mi permette di fare questo. Io ho bisogno di un'immagine, che ne so, devo fare una ricerca sulla storia locale di Vigevano. Quindi facciamo Vigevano. Piazza, e mi serve una foto che sia modificabile e adattabile o possibilmente si possa costruirci sopra. Non mi interessa invece gli scopi commerciali, perché io sono sicuro che farò un'attività puramente didattica,
è non commerciale, quindi clicco su qua. E gli dico di andare, qua mi permette anche di scegliere su quale banca dati. Qua c'è un po' di tutto, ci sono un po' di repository open. Flickr, ad esempio, è un bel repository per le immagini. Vediamo cosa mi dà se faccio così. Adesso vedete, mi ha aperto la pagina di Flickr già con dei filtri. La piazza di Vigevano con delle foto che rispondono a diciamo, quel criterio che io gli ho dato. Poi è chiaro che posso, vedete, andare sulle impostazioni avanzate e tagliare la ricerca in modo ancora più preciso, però volevo farvi vedere che questa cosa identica la fa già Google. Cioè, se io ho bisogno di un'immagine, posso già farlo anche attraverso gli strumenti. Guardate, qua lui mi ha già mandato su Google Immagini. Toh, immagini, no? Cosa faccio? Prendo le prime che mi piacciono. È un po' pericoloso, perché se io prendo questa, ad esempio, Lombardia Beni Culturali, potrebbe essere che ci sia il copyright del fotografo che ha scattato la foto per la regione Lombardia. Quindi devo andare su strumenti, e non so se siete mai stati qua, però mi auguro di sì, perché non è una cosa così nascosta. Su strumenti, se io apro diritti di utilizzo, vengono fuori, come vedete, dei filtri che sono esattamente corrispondenti a quelle due variabili che noi abbiamo già spiegato, cioè la possibilità di fare modifiche e la possibilità di farne utilizzi commerciali. Se io gli dico che siano riutilizzate con modifiche per l'utilizzo non commerciale, perché noi stiamo facendo un'attività non commerciale, vedete avete visto che alcune sono sparite? Cioè, anzi, quasi buona parte di quelle che c'erano nella prima pagina sono sparite, perché lui è andato a selezionarmi quelle che hanno quella caratteristica anche giuridica, non solamente estetica. È chiaro che magari quella bella che mi piaceva tanto è sparita, però almeno così qua sono sicuro che non ho problemi dal punto di vista legale. Come sempre, cioè come sempre accade quando faccio questi esperimenti, si arriva quasi sempre a dei contenuti che sono su Wikimedia Commons o che sono i progetti della Wikimedia Foundation, ad esempio questo che a me piace. Arrivate sul repository di Wikimedia Commons e qua sotto c'è tutta l'informazione, i metadati sulla licenza. Piazza Ducale, c'è il nome dell'autore, questa è la persona che dovete citare come attribution. Qua c'è la licenza, che è un attribution share alike, e basta, nel senso che dal punto di vista giuridico, poi ci sono anche informazioni sul tipo di macchina fotografica utilizzata, una serie di informazioni che adesso non mi interessano. Però qua abbiamo tutto quello che ci serve per rispettare il diritto d'autore. Ok, quindi da un lato dovete aguzzare l'ingegno nel cercare, nell'attività di ricerca, quindi non potete più fare quello che facevate fino ad oggi. Adesso, dopo questo mio corso, purtroppo dovrete avere un maggior livello di attenzione e usare questi filtri e insegnare a usare i vostri studenti. Ok? Poi è chiaro che noi possiamo sempre sfruttare le libere utilizzazioni, cioè dire, ah, ma tanto io faccio attività didattica, uso l'articolo 70,1 bis e quindi non passo neanche da questo giro perché non mi interessa, basta che l'immagine sia a bassa risoluzione, ok, quello lì lo potete sempre fare. Però se volete avere una maggior garanzia, questo è un bel giro da fare, questa è una strada da seguire. Insomma, è giunta l'ora. Vedo che ci sono 47 domande, vi faccio vedere, scusate, l'ultima parte delle slide, perché insomma è un modo per rimanere in contatto. Spero che questa lezione sia stata utile. Ne ho fatte tante simili in queste ultime settimane, mesi, quindi magari alcuni di voi avranno già visto le slide, rivisto le slide, sentite dire le stesse cose, però insomma fa sempre bene ripetere, se no per chi invece è stato per la prima volta introdotto a questo mondo, confido di vederlo sui miei canali social, la pagina io su Facebook ho anche il profilo privato, vi invito a mandarmi a seguirmi sulla pagina perché il profilo privato non ci sono cose interessanti, diciamo. Parlo dei fatti miei, invece qua sulla pagina Facebook avete i contenuti relativi alla mia attività di divulgazione e di consulenza. Sono a disposizione ovviamente per organizzare altri corsi, altre iniziative simili se lo ritenete, nelle vostre scuole se finalmente ci lasceranno uscire oppure ancora a distanza, e come vedete la licenza delle mie slide che vi avevo preannunciato, così vedete un esempio concreto di Open Educational Resources, cioè una presentazione slide rilasciata sotto licenza aperta, Creative Commons Attribution Share Alike 4.0.
Grazie. Grazie Simone, ti ringrazio a nome di tutti, ho visto dei commenti davvero entusiasti rispetto al tuo intervento. Volevo sottolineare solo un minuto un paio di cose prima di partire con le domande. Beh, da un lato veramente ottimo il richiamo che hai fatto all'inizio sul PNSD, perché già da quel documento del 2014-2015 c'era una forte spinta ministeriale anche verso una nuova visione di quello che dovrebbe essere il docente, ovvero un docente non solo che utilizzi libri di testo, ma un docente che produce contenuti didattici per i suoi ragazzi. E quindi quella spinta non si deve esaurire, secondo me, anzi, adesso nel 2020 ci sono anche strumenti molto più facili da utilizzare per i docenti per produrre contenuti.